Allora, com'è il nome di questo bel bimbo? No, dottoressa, è una bimba. Fausta Ah, è una femminuccia. Perfetto, come ti chiami? Clotilde Despasiano. Ah, che nome di merda. Signora, mi dica che cos'ha la bambina? E beh, sono 4 giorni che ha febbre, raffreddore, mal di gola, un po' di bronchite, mal di testa, mal di denti, vomito e diarrea. Guardi, signora, per quanto io possa essere un medico pediatra, non faccio miracoli. Controlliamo la gola, apri la bocca, tesoro, apri la bocca. Ah, ah, la lingua la devi cacciare fuori, se no non riesco a vedere. E va bene, allora vuol dire che prenderò il bastoncino di legno. Ecco, apri la bocca, apri questa cazzo di bocca. No, tesoro, non piangere, la dottoressa è brava, non ti fa nulla, ti vuole di bene. Tieni, tieni. Tieni la cioccolatina, tieni, 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 tieni. Diamo una controllatina alle orecchie. Stai fermo, fermino. No, tesoro, devi stare fermo. Tesoro, devi stare fermo, no? Ti ho detto di stare fermo! Ma no, tesoro, non devi avere paura. È una visita veloce veloce, non succederà nulla. Signora, tappi l'orecchia a suo figlio. Oh, ma che brutte unghiette che hai. Queste sono pericolose, ti graffiano, puoi far male a qualcun altro. Adesso ci penso io a tagliarle. Ci penso io. Allora, signora, appoggi suo figlio sul lettino e si È allontani. piccolo, può Ma non si cadere. preoccupi, non succede nulla. Oh, cazzo, lo capisco che lei è molto apprensiva. Le mamme, soprattutto con i primi figli, sono apprensive. Però suo figlio non ha nulla di grave. Allora, qualche lieve broncospasmo e una tracheite. Oddio, Lucia! Lucia, prendi la signora svenuta. Diamo a suo figlio uno spray nasale, naso tap. E l'antibiotico Mamma, andiamo a casa. Zitrocax. Mamma, mi compri il giocattolo. Tesoro, stai zitto, tieni. Mamma, Mangia il piano, piano. calecca. No, dottoressa, è piccolo per No, le non fa niente, non caliche. succede niente, al massimo si strozza. Tieni. Allora, le ho scritto chiaramente, signora, tutte le medicine che deve somministrare a sua figlia e i passaggi, ok? Dottoressa, ma non si capisce nulla. Signora, lei non deve capire un cazzo. Questa è una tattica che noi medici utilizziamo con tutti i pazienti. Sua figlia era una visita privata, vero? Sì, privata. Allora sono 175 euro. Caspita, e mi fa la fattura, per piacere? Fattura? Ma no, signora, con la fattura poi deve venire a costare 250. Facciamo una cosa, chiudiamo un occhio, eh? Io regalo questo a suo figlio.